Approvato il bilancio 2019 della società di trasporto unico abruzzese. La tua chiude con un utile di 90.000 euro e quanto emerge dall'assemblea dei soci di ieri mattina, la presenza anche del governatore Marco Marsilio. Si continua sulla strada del risanamento, del consolidamento dell'azienda, riduzione dei costi, pareggi di bilancio, anzi leggero utile, nonostante le difficoltà del quadro economico generale, e per la stagione in corso naturalmente questi bilanci saranno pesantemente condizionati dall'emergenza Covid. Stiamo negoziando con il governo ormai da mesi per il ristoro dei maggiori costi che graveranno sul trasporto pubblico locale, perché se il governo non farà un intervento deciso, serio e adeguato, l'intero trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale rischia il collasso. Si chiude così il capitolo 2019, ma non vengono nascoste le preoccupazioni per il 2020. Sarà un anno terribile, dichiara il numero uno di TUA, Gianfranco Giuliante. L'emergenza sanitaria infatti ha portato il trasporto pubblico abruzzese sull'orlo del collasso. Siamo in una condizione abbastanza difficoltosa. Abbiamo fatto delle scelte anche difficili, individuando dei punti di spesa che ritenevamo potevano essere evitati. Penso a Chieti, ma penso anche ad altre azioni che andremo a fare sul territorio, e siamo riusciti anche con un meccanismo di razionalizzazione complessiva dell'attività della TUA a portare un risultato che riteniamo positivo, perché è leggermente inutile il bilancio del 2019. Si accennava, ci troviamo ad affrontare un anno terribile per la situazione che è capitata ai primi dei mesi del marzo del 2020. Questo comporterà necessariamente un discorso di rete con la Regione in primis, ma anche con gli altri enti locali, perché bisognerà creare condizioni per cui perdite importanti che tutte le aziende hanno avuto in questo periodo siano in parte evidentemente risolte con la contribuzione che rimane invariata, ma è altrettanto vero che siccome ci sono state delle spese importanti, immaginiamo quelle per la sanificazione e per tutte le procedure connesse al Covid, deve continuare quel processo di risparmio virtuoso che l'azienda in un periodo difficile come questo, soprattutto quando si chiede ai lavoratori di stare in cassa integrazione, deve per prima attuare.